Un ricordo sentito, commosso, molto partecipato, quello che l'Aula del Consiglio regionale ha attributato a Massimiliano Pescini, il consigliere regionale scomparso prematuramente lo scorso 25 maggio dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 50 anni nel prossimo mese di settembre. In aula, assieme ai consiglieri, ai membri della giunta, i familiari di Massimiliano Pescini, le autorità locali, molti sindaci del territorio fiorentino, Pescini era stato primo cittadino di San Casciano, Val di Pesa, tanti amici. Un minuto di silenzio e un lungo applauso, poi il primo intervento affidato al Presidente del Consiglio regionale. In questi anni ho imparato a apprezzare l'amore per la sua comunità, l'amore per la Toscana. Il suo, nel suo sorriso si legge la buona politica, la politica fatta di ascolto, la politica fatta di prossimità, eh, è un esempio per le ragazze e i ragazzi più giovani. La buona politica esiste e Massimiliano la incarnava. Le doti umane e politiche, come sottolinea anche il sindaco di San Casciano, Val di Pesa. Credo sia veramente impossibile dividere... Eh, L'uomo dal politico, Massimiliano Pescini, rappresenta la buona politica e ha sempre rappresentato una qualità altissima sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista di eh, volontà nel capire e comprendere gli altri, la capacità dell'ascolto che poi eh, si trasformava in azione politica commozione anche nei ricordi dei consiglieri di maggioranza e di opposizione. Perdiamo un uomo e un politico valido, è il commento unanimo. Il ricordo e il patrimonio che lui ci lascia è quello di una bella faccia della buona politica, della politica fatta con generosità, della politica fatta al servizio della comunità. Eh, eh, Massimiliano era sempre con il pensiero rivolto ai bisogni dei territori, ai bisogni della sua comunità, sia quella civile sia quella politica. Insomma, una persona che eh, aveva in mente la politica come servizio e praticava la politica come servizio. Oh, un politico, una persona intelligente che utilizzava. La sua intelligenza a servizio degli altri, il senso dell'appartenenza al proprio partito, alla nostra comunità, a quella del Consiglio regionale della Toscana, un sindaco al quale il proprio territorio voleva bene eh, ed era una persona che ha lasciato un ricordo incredibile in tutto il Consiglio regionale. Ho raccontato l'amicizia che ci legava, ho raccontato le vostre delusioni quando ci intervistavate perché non riuscivate a farci litigare perché era. Era difficile litigare perché siamo due persone che cercano sempre di trovare un punto di confronto e di mediazione e non di rimanere arroccati sulle proprie posizioni. La Toscana, non soltanto il Partito Democratico, la Toscana perde una risorsa importante per tutti. Io non lo conoscevo benissimo se non da in questi tre anni e mezzo del Consiglio regionale e quindi diciamo quello che posso dire io è marginale, però vista la... L'afflato la con cui tutti si sono espressi ho cercato di eh, tra, posporre i miei sentimenti a una frase del foscolo che è poca gioia nell'urna chi non lascia eredità eh, di affetti e lui ne ha lasciati veramente tanti. In apertura della seduta del 12 giugno, la surroga del consigliere Massimiliano Pescini scomparso. Al suo posto entra in consiglio nelle file del PD Fiammetta Capirossi, già consigliera regionale nella passata legislatura. Un ritorno in aula sottolinea nel segno di Massimiliano. E oggi è stata una giornata veramente molto complicata stamattina per un motivo e oggi pomeriggio con il mio sediamento per un altro. Eh, pensavo di essere più forte invece oggi mi sono scoperta molto più debole di quello che non credevo perché eh, avevo promesso a me stessa che avrei eh, dato onore a Massimiliano cercando di non piangere invece così non è stato e ancora faccio fatica eh, sono felicissima di poter eh, rendermi utile al mio territorio so che Massimiliano avrebbe detto Fiamma vai e fai quello che sai fare Quindi, con questa spinta e con l'abbraccio dei familiari stamani, che per me è un conforto incredibile, spero di poter essere utile per il mio territorio, per la Regione e per il mio partito che mi ha sempre sostenuto e per cui ho sempre lottato. Dopo il primo turno della tornata amministrativa e quello delle elezioni europee, altri cambi in vista in consiglio regionale. Ultima seduta per Ilaria Bugetti, eletta sindaca di Prato. È sicuramente una grande emozione per me, con un po' di nostalgia. Un saluto a tutti i miei colleghi che mi hanno accompagnato in questi bellissimi anni. Un ricordo particolare va a Massimiliano Pescini. E quindi, con il mio cuore, un piccolo pezzo della vittoria lo dedico anche a lui che, che mi è stato a fianco, che ci aveva creduto e che mi aveva spinto in questa avventura. Quindi, eh, sarà sicuramente un momento per me commovente, ma con il ricordo e con l'esperienza che mi porto dentro, che sicuramente mi sarà utile per quello che andrò a fare da domani, praticamente. Quindi, eh, il ricordo delle, delle leggi fatte, del lavoro fatto. Abbiamo iniziato questa legislatura in piena pandemia. Quindi, con alcune urgenze che ora sembrano lontane anni luce, ma che in quel momento erano davvero eh, difficili da gestire, fino ad arrivare poi ad una normalità e quindi a, a lavorare e programmare con tutta una serie di leggi che per questa regione sono state, secondo me, importanti. Il saluto ai colleghi nel giorno del ricordo di Massimiliano Pescini. Beh, sicuramente il suo carattere, che io ho apprezzato sempre tanto, l'ho descritto così. La sua calma, la sua riflessività, la sua gentilezza, la sua pacatezza sono doti che io nella politica apprezzo molto perché secondo me sono quelle che servono per mettersi in ascolto con le persone. Giuseppe Fanfani, avvocato penalista, classe 1947, è il garante dei diritti dei detenuti in Toscana. Nella sua lunga esperienza professionale, anche un passato da parlamentare, da sindaco della sua città Arezzo e da membro laico del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Con lui approfondiamo il ruolo del garante, quali sono i principali compiti e chi può rivolgersi. Tutti coloro che sono privati della libertà personale, che sono i soggetti ai quali è rivolta l'attività protettiva del garante e i quali, in qualsiasi momento, possono rivolgersi a questa figura mutuata dal diritto anglosassone per sollecitare quello che la Costituzione pone come limite invalicabile e come obiettivo. Necessario della detenzione, ovvero del, nei confronti di tutti coloro che sono per motivi diversi privati della libertà. C'è cioè una detenzione che corrisponde ai caratteri di umanità e una detenzione, cioè una privazione della libertà che costituisca il presupposto per il reinserimento sociale. Questo è previsto costituzionalmente per come caratteristica specifica della pena, così genericamente indicata, però è un criterio che si può estendere oggettivamente a tutti coloro che in misura diversa vivono in condizioni di privazione della libertà. Può farci qualche esempio di caso trattato nella sua esperienza da garante? Un po' di tutti i tipi. Vanno dalle cose più semplici, per esempio dall'ottenimento della patente di guida al, alla possibilità di vedere i parenti, ai trasferimenti e vanno anche a cose più importanti, per esempio la tutela del diritto alla salute, la tutela nei confronti di violenze eh, intramurarie che molto spesso avvengono anche tra detenuti, alla necessità della possibilità di avere rapporti con i bambini, con i familiari e dopo la sentenza della Corte Costituzionale anche sollecitazioni sull'affettività in carcere. Nelle carceri della Toscana, ma in generale in Italia c'è un fenomeno preoccupante, l'aumento dei suicidi. In Italia nel 2022 erano 85, sono scesi a 69 nel 2023, però quest'anno già dopo, ad aprile erano già 38, di cui due in Toscana, uno a Pisa e uno a Siena. L'anno scorso ne avevamo avuti quattro, due a Prato e due a Solliciano. È un fenomeno. Tristissimo, ma nella situazione attuale, per essere oggettivi, secondo me anche difficilmente eliminabile, perché è la estremizzazione di una sofferenza psichiatrica e psicologica che all'interno del carcere in queste condizioni non si elimina. Qual è la fotografia degli istituti penitenziari della Toscana? Lei più volte si è riferito a Solliciano come esempio negativo. Ho detto più volte che Soliciana andrebbe demolita, si risparmierebbe un sacco di soldi perché per eh, restaurarla continuamente se ne spendono tanti. Andrebbe ripensata diversamente, con tanti spazi esterni, tante piccole realtà carcerarie e soprattutto tante opportunità lavorative che si costruiscono attraverso i laboratori che in quella realtà mancano quasi totalmente i vi compresi gli spazi da destinare a realtà affettive. quando si parla di realtà affettiva all'interno delle carceri si parla anche alla necessità che hanno i detenuti che è stata riconosciuta come tale legittima e ineludibile da parte della Corte Costituzionale di avere rapporti con tutta la famiglia. Non è una questione eh, puramente sessuale che sarebbe ridicola ridurla questa. È la necessità di avere dei rapporti con l'intera famiglia che creino le condizioni per un, anche un recupero di, di equilibrio che attualmente è fortemente compromesso. Si discute molto dell'efficacia delle misure alternative al carcere, è vero che in questi casi il tasso di recidiva diminuisce le misure alternative oggi sono circa il triplo rispetto alla detenzione. E siamo sui 9.000 circa e in carica l'UEP per capirci. E sono cresciute tantissimo dopo la riforma Cartabia, perché si è dato un grandissimo spazio alla messa alla prova antecedente alla restrizione detentiva e, e si sono ampliati anche gli spettri e la, quantità, e la quantità della pena in relazione alla quale possono essere fruite le misure alternative. Sta di fatto che il, in relazione ad esse il, ovviamente il cittadino rimane libero, rimane a confrontarsi con la società, rimane attenzionato dai servizi sociali ma sostanzialmente conserva tutta quella prerogativa di elementi di libertà fondamentali che costituiscono anche una fonte di equilibrio, quindi oggettivamente sì, non solo la recidiva è minore, ma sono minori anche gli atti estremi, gli atti di autolesionismo e quanto ne consegue. Questa è un tributo all'amore per il mare e quindi parleremo di mare, parleremo soprattutto del mondo sommerso. Quanto è importante, grandissimo patrimonio di cui la Toscana si privilegia di avere col suo arcipelago delle, delle sette isole e oggi siamo a Firenze, questo viaggio è partito l'11 d'aprile del 2023 da Piombino, un, fa parte di un progetto itinerante. Abbiamo viaggiato in tutta la provincia di Livorno e oggi siamo ...felicemente a Firenze. Fino al prossimo 22 giugno... ...nello spazio espositivo Ciampi... ...di Palazzo del Pegaso... ...la mostra Dentro il Mare... ...un viaggio nel blu della Toscana... ...pensata e voluta... ...per far conoscere i veri protagonisti... ...del mondo sottomarino. È la mostra di Sandro Leonelli... ...che frequenta e fotografa quotidianamente il mare. E io sono legato a questa mostra... ...non solo da un aspetto professionale... Eh, perché appunto è parte della nostra missione come guardia costiera la tutela eh, dell'ambiente marino e la promozione degli usi sostenibili eh, e compatibili con l'uso da parte di tutti del mare, ma anche a livello personale perché in questo percorso ho avuto la fortuna di accompagnare il curatore un po' in tutte le fasi e credo che sia eh, un, diciamo, un momento molto importante, molto positivo. Perché la tutela del mare passa anche dalla promozione della sua bellezza. È la seconda volta che porto il mare a Firenze prima all'Accademia Navale e ora il nostro fotografo subacqueo. Con questa mostra itinerante noi cerchiamo di stimolare le nuove generazioni, un po' tut tutte le persone, a Cosa c'è sott'acqua? Un mondo che dovremmo incominciare a rispettare di più, valorizzare di più e conoscerlo meglio. Con questa mostra diamo un piccolo contributo a conoscerlo per coloro che come me per esempio non vanno sott'acqua. All'inaugurazione assieme a Giuliano Fedeli, già vicepresidente dell'Assemblea legislativa, anche Stefano Ghini, vicepresidente della sezione di Piombino della Lega Navale Italiana. Ormai Sandro ci ha abituati a, a queste sue iniziative che appunto riescono a portarci fuori dai nostri perimetri, diciamo, abituali. No? Quindi, insomma, è con piacere che, che vedo nuovamente i suoi, i suoi lavori a fare gli onori di casa il consigliere regionale Landi. E si percepisce davvero quelle che sono le bellezze del nostro mare, dell'arcipelago toscano e di tutta eh, la costa che abbiamo davanti, Piombino e eh, che sono poi le zone dove eh, Sandro Leonelli ha portato avanti con eh, tantissima professionalità e un grandissimo lavoro, eh, una, una mostra che è visitabile qui presso il Consiglio della Regione Toscana fino al 22 di giugno e che invito tutti a vedere perché è veramente ti dà quel senso anche eh, di, della vita del mare, un progetto anche che poi guarda a quello che deve essere la tutela del mare.